Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, finalmente andremo a parlare del secondo DLC di Destiny 2, ovvero quello che finora è stato avvolto da un alone di mistero e di cui conoscevamo solamente il legame con Rasputin, in quanto il simbolo era appunto lo stesso di Rasputin. Innanzitutto premetto che le informazioni che vi sto per elencare sono quasi del tutto certe, in quanto sono state pubblicate direttamente sul PlayStation Store giapponese. Ma ora andiamo a parlare del DLC in sé. Il titolo del DLC sarà Gods of Mars, quindi in italiano gli dei di Marte. Come sapevamo già da tempo, avremo a che fare con Rasputin. Più precisamente, troveremo un'ulteriore mente bellica chiamata Charlemagne. Questa in qualche modo imprigionerà Rasputin, rappresentando quindi una minaccia per tutto il sistema solare. Come avevamo già dedotto dall'immagine che ci era stata fornita insieme a quella della maledizione di Osiride, ad accompagnarci in questa avventura sarà proprio Anna Bray, quella che si credeva fosse morta da tempo, ma che evidentemente non lo era. Accompagnati quindi dalla cacciatrice eroina di molte battaglie, dovremo cercare in qualche modo di liberare Rasputin da questa mente bellica malvagia e allo stesso tempo esplorare i segreti della Clovis Bray, che per chi non lo sapesse è la compagna del padre di Anna Bray, nonché creatrice della Siva. Come possiamo dedurre dal titolo dell'espansione e appunto dal fatto che è presente la Clovis Bray, sappiamo che sarà presente una nuova area a esplorare, ovvero quella che in inglese è Frigid Vale, e che si troverà su Marte. Dalla descrizione del Play Store, in generale ci vengono annunciate nuove missioni della storia e avventure, nuovi armamenti a tema, quindi armi e armature, nuove attività cooperative, nuove arene cooperative multiplayer, nuove fazioni nemici e nuovi boss. Dato appunto che parliamo di Clovis Bray e di menti belliche, potremo quindi ritrovare la Siva, magari una Siva un po' modificata in quanto controllata da questa mente bellica malvagia. Per ora ragazzi, questo è tutto quello che sappiamo riguardo al secondo DLC. Noi continueremo a tenervi aggiornati e direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che scelta bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.